che è nutrito non soltanto nella facoltà giuridica, ma un sentimento civile che tutti quanti ci accomuna e che il direttore intende rappresentare quanto alla posizione nei confronti dei cittadini in carcere e della riaffermazione, che credo questo documentario bene attesti, che dell'attenzione per la funzione rieducativa della pena. Me ne faccio volentieri portatore e auguro a tutti gli intervenuti buon lavoro per questo appuntamento che abbiamo qui voluto organizzare. Rinnovo il ringraziamento alla Corte Costituzionale. Benissimo, grazie, buongiorno. Io sarò particolarmente breve. Ringrazio innanzitutto Sua Eccellenza Lattanzi e Sua Eccellenza Coraggio, che sono qui in rappresentanza della Corte Costituzionale, il Rettorato, il Direttore di Dipartimento Sandro Staiano, che come dire, ha accolto questa nostra iniziativa, e agli alunni, a tutte le persone che sono presenti. Devo dire, ringrazio anche il Liceo Umberto di Napoli, che attraverso il preside, la professoressa Saggese, sono presenti con una rappresentanza di studenti. E vorrei semplicemente ricordare che questa iniziativa è stata promossa da un'associazione, Astrea Sentimenti di Giustizia, che è partner del Rettorato sulla base di una convenzione stipulata appunto con il Rettore, grazie all'iniziativa di Vincenzo Piscitelli, che è il presidente di Astrea. L'idea di fondo che anima, diciamo, questa piccola associazione è quella sintetizzata in un passo dell'opera di Martha Nussbaum, una filosofa del diritto statunitense, Giustizia poetica, secondo cui per essere un buon giudice la conoscenza tecnica della legge, la conoscenza del precedente e l'esercizio attento dell'imparzialità non sono sufficienti, in quanto i giudici, per essere pienamente razionali, devono migliorare non solo le loro capacità tecniche, ma anche la loro capacità di essere umani, mancando la quale la loro imparzialità sarà ottusa e la loro giustizia cieca. Si tratta dunque di avvicinarsi alla comprensione del diritto anche attraverso la lente della letteratura e soprattutto della cultura umanistica, recuperando e attualizzando una tradizione che in Europa possiamo far risalire agli autori dell'umanesimo giuridico, che diedero vita alla scuola culta, in grado di costruire quindi un'autonoma teoria del diritto che rifiuta la visione del diritto stesso come retorica codificata e razionalità neutrale separata dal contesto. Il riferimento all'umanità mi sembra quanto mai opportuno proprio in questi giorni. L'umanità non è una nozione astratta, ma è una nozione che, con riferimento alla disciplina costituzionale della pena, è espressamente prevista appunto dalla Costituzione, e quindi penso che, diciamo, questo film che ci apprestiamo a vedere sia in qualche modo, come posso dire, la testimonianza migliore di cosa significhi avere un approccio umano e o umanistico al diritto. Ringrazio ovviamente anche il professore Gennaro Carillo, che è uno dei fondatori di Astrea ed è un esperto di studio del diritto attraverso, diciamo, forme diverse da quelle, insomma, tecnico-positive, e quindi vi auguro ancora buona visione, e ringrazio ancora tutti i presenti per la loro partecipazione.
Buongiorno a tutti, grazie. Io sono Donatella Stasio e sono la responsabile della comunicazione della Corte Costituzionale. La mia breve introduzione sarà una sorta di altrettanto breve, chiamiamola, guida alla visione. Spesso i film o i docufilm che raccontano fatti realmente accaduti sono preceduti da delle schermate, chiamiamoli dei cartelloni, che sintetizzano la vicenda, la contestualizzano, danno delle informazioni sui protagonisti proprio per facilitare la comprensione del film. In questo caso non è così, se non per alcune informazioni che voi vedrete in sovraimpressione nelle primissime immagini. Abbiamo dato per scontato che alcuni dati elementari fossero conosciuti. Così non è o non è sempre così, se è vero, come purtroppo è vero, che soltanto il 15% degli italiani sa cos'è la Corte Costituzionale e di che cosa si occupa. È un dato preoccupante, un dato che risale al 2017, dubito che in questi due anni sia cambiato in maniera significativa, però insomma sta lì a dimostrare che la Corte Costituzionale, nonostante sia uno degli organi più alti dello Stato, è una quasi sconosciuta, forse più sconosciuta del carcere. Il film è sicuramente un importante strumento di conoscenza anche, ma paradossalmente potrebbe suscitare qualche equivoco sulla specifica vicenda che racconta. Ecco perché, quando c'è la possibilità, appunto, io cerco di dare delle informazioni. Tre informazioni sostanzialmente sono queste. La prima forse è superflua in un contesto come questo, perché io mi trovo di fronte ad una platea qualificata per la stragrande maggioranza. Tutti quanti voi saprete cos'è la Corte Costituzionale e che cosa fa. Diciamo che ricordo a me stessa che la Corte Costituzionale non è il giudice che, dell'immaginario collettivo, non è il giudice frequentato nelle fiction cinematografiche o televisive, cioè il giudice che indaga, il giudice che arresta, il giudice che va o dovrebbe andare nelle carceri, il giudice che giudica le persone. La Corte Costituzionale giudica le leggi e la loro conformità alla Costituzione, anche se le sue decisioni hanno una incidenza profonda poi nella vita delle persone. Del resto, soltanto alcuni dei 15 giudici della Corte Costituzionale provengono dalla magistratura e dalla magistratura penale o sono avvocati penalisti. E questo è un primo punto importante, perché per cogliere innanzitutto l'importanza, io vorrei anche dire il coraggio, perché no, di questa iniziativa intrapresa dalla Corte Costituzionale, che non è tanto il film quanto il viaggio della Corte Costituzionale, cioè uscire e andare nelle carceri per, come dice il Presidente della Corte Costituzionale nel film, lo dirà, anche per mettersi in discussione. E serve anche a comprendere quel senso di spiazzamento che voi leggerete sugli sguardi e sui volti delle persone al termine degli incontri. Vengo al secondo punto, alla seconda informazione. Il regista del film, Fabio Cavalli, che tra l'altro diresse a suo tempo insieme ai fratelli Taviani il film Cesare deve morire, vincitore dell'Orso d'Oro a Berlino, ha deciso di dare al film lo stesso titolo che la Corte Costituzionale decise di dare alla iniziativa, appunto, di uscire dal palazzo e di incontrare il paese reale, prima le scuole e poi le carceri, cioè viaggio in Italia, la Corte Costituzionale nelle scuole e nelle carceri. E questa iniziativa nelle scuole e nelle carceri la trovate documentata interamente sul sito online della Corte Costituzionale, con video integrali degli incontri, dei video report dei giudici, articoli di stampa e tutto quanto. Ecco, questo serve a chiarire un altro punto. La Corte Costituzionale non ha fatto un film sul viaggio nelle carceri, ha fatto un viaggio nelle carceri e poi ha dato la sua autorizzazione, la sua disponibilità a girare un film sul viaggio. Per contestualizzare, era la primavera del 2018, doveva partire il viaggio dal carcere romano di Rebibbia con 12 giudici
costituzionali 220 detenuti, la Corte propose al regista Fabio Cavalli di organizzare una diretta streaming per consentire al maggior numero di detenuti e non solo di detenuti, insomma di carceri, di partecipare a questa giornata storica, perché si tratta di un evento che non ha precedenti. Bene, il regista Cavalli accettò e rilanciò, perché propose a quel punto di poter girare un film, considerata l'unicità e la straordinarietà di questa iniziativa. La Corte accettò a condizione che le telecamere entrassero in punta di piedi per non condizionare gli incontri in carcere e gli obiettivi del viaggio, e purché il film non stravolgesse il senso di quella iniziativa. Così è stata, per inciso voglio dire che le telecamere sono rimaste spente in alcuni casi, per esempio in alcuni incontri che hanno avuto i giudici quando sono entrati in alcune celle o in alcuni reparti, come nel centro clinico di San Vittore, del carcere di San Vittore a Milano, e quando sono entrate nel carcere vero, come lo chiama il comandante di Marassi, lo vedrete nel film, lo hanno fatto con estremo rispetto nei confronti delle persone, anche con pudore. Quindi il film è l'elaborazione cinematografica di una parte ovviamente del viaggio, che è molto più lungo di quello che vedrete, raccontata in forma artistica, anche se molto aderente alla realtà. È un caso in cui la realtà supera di gran lunga la finzione. Ultima informazione: quello che vedrete non è un film sul carcere, come forse qualcuno si aspetta, o non è un film solo sul carcere. Quello che vedrete è un film che racconta l'incontro tra due mondi apparentemente agli antipodi e, io dico, diversamente chiusi. Un incontro inedito e spiazzante per entrambi. Il film racconta l'umanità del carcere, la marginalità sociale, la solitudine e l'abbandono, le aspettative e le delusioni, ma racconta anche l'umanità dell'istituzione, il suo senso di inadeguatezza in alcuni casi di fronte allo scarto tra i principi e la realtà, ma al tempo stesso racconta la forza delle parole dell'istituzione, che trovano ascolto e concretezza proprio nel luogo che più sembra contraddirle. Racconta l'incontro tra queste due umanità, e forse ognuno di voi potrà trovare anche una parte di se stesso. Grazie e buona visione. Bene, allora tocca a me il compito a dir poco ingratissimo di prendere la parola dopo questo film. Perché ingratissimo? Perché parlare prima o dopo qualunque film è compito sempre ingrato, ma parlare dopo questo film lo è molto di più, perché se Viaggio in Italia è anche un viaggio nella carne viva, nella quale vanno a incidere le leggi e i provvedimenti che hanno ad oggetto le leggi, questo film, lo avete, presumo, appurato tutti, verificato tutti, incide anche sulla nostra carne viva. E quindi proverò a dire delle cose che poi vogliono anche entrare in dialogo con i giudici costituzionali che ci sono, col direttore del Dipartimento, con Donatella Stasio, che mi gratifica della sua amicizia e che ha introdotto magistralmente questa mattinata. Questo film, questo viaggio fa molto bene. A mio giudizio fa molto bene ai giudici che lo hanno fatto. Perché vedete, io ricordo sempre un libro di un magistrato dimenticato, che per scrivere questo libro incorse in un procedimento disciplinare. Era un magistrato irpino, si chiamava Dante Troisi, era un uomo i cui libri, la cui narrativa era intrisa di una
di una malinconia tutta irpina, tutta peculiare. In Diario del giudice, di un giudice, Dante Troisi insiste molto su un aspetto, su un rischio. Cioè sul rischio che la quotidianità, l'ordinarietà del lavoro di magistrato, la quotidianità del giudicare, sconfini, anzi regredisca, si riduca a una mera amministrazione burocratica, quantitativa, aziendalistica della giustizia, della giurisdizione. E una giustizia condotta, esercitata in maniera aziendalistica, magari ispirata a criteri di mera produttività e secondo modalità meramente burocratiche, dimentica proprio quei corpi, quei volti, quelle storie, quelle biografie, quelle singolarità irriducibili, quelle solitudini e quelle comunità con le quali ci siamo misurati stamattina. Quindi per qualunque giudice, anche per un giudice costituzionale, questo viaggio costituisce uno straordinario propellente al proprio lavoro. Poi consentitemi di fare, non essendo più un giurista, essendo stato un giurista per caso, consentitemi di fare qualche mera notazione filmica, perché questo è un film a tutti gli effetti, non solo per la qualità registica di chi l'ha girato. Riflettete sul titolo. Viaggio in Italia è stato uno dei film più importanti nella storia del cinema, un film molto napoletano, in cui c'è anche Pozzuoli, c'è anche Pompei, ed era un film di Roberto Rossellini, come sapete. Ed è un film che è stato preso a modello dalla Nouvelle Vague, preso a modello dal grande cinema americano irriducibile alle grandi corporations. È stato forse uno dei film italiani più incisivi nell'immaginario cinematografico del Novecento. E mi fa molto piacere che questo film si intitoli Viaggio in Italia. E poi c'è un elemento, l'elemento filmico che dimenticavo è proprio questo. Rossellini è stato tra i registi del Novecento quello che più di ogni altro si è misurato col rapporto tra il grande problema del realismo e il grande problema della finzione. E se ci pensate, questo film, non chiamandosi a caso Viaggio in Italia, si misura con questi due poli, con queste due polarità, il realismo, ma quanto il realismo è messo a rischio dalla presenza di una cinepresa, di una telecamera, dalla presenza della rappresentazione. È la grande questione di Rossellini, che non a caso in Viaggio in Italia inserisce anche degli inserti che sono semidocumentaristici, per esempio quelli a Pozzuoli, in cui non distingui appunto l'elemento finzionale dall'elemento realistico. Viaggio in Italia poi anche, lo hanno detto tutti, un enorme significato politico. Anche questa è una domanda, uso un'espressione un po' pesante forse, la parola politica sapete che è caduta abbastanza in disgrazia negli ultimi anni, ha un significato nobilmente politico, perché Viaggio in Italia significa che i luoghi che sono stati visitati dai giudici sono Italia e che quindi il popolo che li abita è fatto di cittadini italiani. Guardate, sembra una banalità, una notazione tautologica, ma non lo è affatto. Perché una delle grandi questioni che si sperimentano entrando in un carcere è proprio il sentimento della cittadinanza, è il sentirsi italiani, è il problema dell'inclusione. Ho sentito 60.000 persone, considerate che 60.000 persone sono una polis di media grandezza, né piccola né grande, ma sono una città italiana. E questo è un punto di grande importanza politica, cioè essere andati in questa città a rivendicare con forza l'identità civica dei suoi abitanti, mi sembra un atto politico, poi vorrei sentire la vostra opinione, di straordinaria potenza e di straordinaria importanza. Un'ulteriore notazione cinematografica, consentitemela. Vedete, questo film, adesso l'abbiamo visto e quindi non c'è il rischio tremendo dello spoiler, questo film si apre e si chiude in maniera con una splendida corrispondenza a distanza, apprezzabilissima dal punto di vista cinematografico. Questo film si apre con Sandro Pepe, questo attore involontario, attore nato involontario, attore preterintenzionale, potrebbe dire un giurista, perché ha proprio la physique du rôle dell'attore, quasi un attore tarantiniano, che scende con una
torcia nelle segrete del Palazzo della Consulta, nelle carceri del Palazzo della Consulta, cioè scende in un luogo di detenzione, in un reclusorio del Palazzo della Consulta, che poi viene illuminato in piena, viene dato, rappresentato in piena luce. E questo che cosa mi ha fatto venire in mente? Poi il film si chiude con un'immagine di grande apertura, di grande luce, con un fuori, la città di Roma nella sua iconografia più oleografica, più turistica potremmo dire, volutamente, intenzionalmente tale. Quindi il buio e la luce, il buio apre il film, la luce lo chiude. E cosa mi faceva venire in mente questa idea del buio che apre il film? Mi faceva venire in mente il finale straordinario, inquietante, perturbante, dell'ultimo tassello dell'unica trilogia superstite del teatro classico, del teatro tragico classico, l'Orestea di Eschilo, così cara a giuristi, filosofi del diritto, apre l'ultimo libro di Umberto Curi proprio sulla pena tra castigo e perdono. Ebbene, cosa arriva a dire Eschilo nell'Orestea, nelle Eumenidi, che sono il terzo, il capitolo finale del trittico? Arriva a dire che dopo che le erinni, le ausiliatrici della vendetta, si sono ammansite grazie all'intervento di Atena e hanno tollerato l'assoluzione con un verdetto di parità di Oreste, del matricidio Oreste che ha ucciso Clitennestra, le erinni non vengono espulse dalla comunità politica, ma vengono relegate, conservate, custodite, il loro deinon, la loro potenza, il loro tremendo, la loro terribilità viene preservata, custodita in un luogo infero, al di sotto della città, non fuori dello spazio civico, ma all'interno dello spazio civico, perché continuino da questo spazio ipogeo, da questa prigione ipogea in cui sono state preservate, a svolgere la propria funzione di deterrenza nei confronti di tutti i cittadini. Questo è un elemento inquietante. La pena conserva sempre, è inutile girarci attorno, la pena conserva sempre un elemento di tremendo. La pena è sempre un danno, dice Jeremy Bentham, è sempre un danno. Il problema è capire se questo danno è utile oppure no. Grande problema anche questo, l'utilità del danno. E anche questo film in fondo è un film che pone la questione, ci si pone anche il problema se, in quale misura, la pena detentiva possa essere considerata giusta. Altro filo rosso che percorre il film, arrivo rapidamente alla conclusione. Un altro filo rosso che lo percorre è una domanda molto precisa, che chiunque abbia messo piede in carcere, mi fa piacere che ci sia Marco Casale, il dottor Marco Casale, che è stato mio sodale, mio complice, in una bella esperienza durata un anno e mezzo in alta sicurezza nel carcere di Secondigliano. Chiunque entra in carcere si scontra con una domanda, e la domanda che hanno incontrato, e anche questa è una nuova domanda che pongo, tutti i giudici costituzionali. È meraviglioso il passaggio di Viganò all'inizio. Vedete, la pena non... stiamo attenti, non identifichiamo, dice Viganò, cito a memoria, la persona del reo con il reato che ha commesso. Il reato che ha commesso non identifica la persona, potremmo dire non esaurisce la persona. C'è sempre un resto, un residuo che sopravanza, che va al di là, che sconfina al di là di quello del singolo atto criminoso che la persona ha commesso e in virtù del quale è stato condannato. Però sapete benissimo che questo film lo dimostra ampiamente, non è così. Cioè la stigmatizzazione sociale è il grande problema, l'esclusione è il grande problema. Allora entrando in carcere io mi sono misurato, penso anche voi, con diversi livelli di stigmatizzazione. Guardate, c'è un primo livello di stigmatizzazione ed esclusione che non comincia affatto in carcere, comincia fuori. E comincia a scuola. Questa è una cosa che mi piace sempre dire. La scuola può essere uno straordinario, un formidabile strumento di emancipazione, anche in carcere, ma soprattutto fuori. L'incontro con un buon insegnante ti salva la vita, con un insegnante che non si voglia limitare a riempire vasi, ma voglia accendere fuochi, come dice un classico, ti cambia la vita, ti salva la vita.
ma l'incontro con un cattivo insegnante, un insegnante burocrate, un insegnante che ti stereotipi come maglia nera, come l'ultimo della classe, che ti zittisca, che adotti nei tuoi confronti il cosiddetto argumentum ad hominem, l'argomento che viene usato contro Tersite. Qualunque cosa tu abbia da dire non ha nessun rilievo per il solo fatto di provenire da te. Ecco, tutto questo, queste strategie di esclusione, queste macchine, questi dispositivi di esclusione che si producono all'esterno, nella scuola, sono terrificanti. È la prima grande esclusione. Ho visto pluriomicidi non commuoversi mai nel parlare delle vite umane tolte, sottratte con la violenza, ma commuoversi parlando dei maestri e dei professori che li hanno buttati fuori e che hanno goduto nel tenerli fuori dalla classe, fuori dall'aula, perché non disturbassero l'andamento della lezione normale, per i cosiddetti normali. Quelle sono le chance che ti cambiano la vita, in negativo e in positivo. Prima esclusione. Seconda stigmatizzazione è quella che chiaramente ti porta dentro. E infine la terza, il grande problema, quel grande dialogo filosofico, più o meno all'inizio, sul da farsi. Vale più di una lezione di filosofia del diritto penale. La grande questione del curriculum. Chi mi prende? Quello stigma che ti si imprime addosso e del quale non sei capace di liberarti mai, perché ti accompagnerà per tutta la vita, quindi non è affatto vero che la pena, la sanzione non ti stigmatizza come persona. Ti accompagna come persona come una seconda pelle, ti preclude la possibilità della risocializzazione. Ti preclude di dare un senso a quel qualcosa che, se ci pensate bene, ma non ci vuole molto, è di per sé insensato, perché non c'è nulla di più contro natura del carcere. Se è contro natura la pena di morte, la stessa pena detentiva è contro natura. Non c'è nulla di naturale nella detenzione. E in carcere abbiamo avuto voci autorevolissime che hanno detto il contrario, però non bisognerebbe essere buttati, lasciati a marcire. È stato dimostrato esattamente il contrario, in carcere non si deve marcire. La percentuale di recidiva si riduce sensibilmente, sono dati alla portata di tutti, per quei detenuti che in carcere intraprendono dei percorsi, che sono il teatro, sono i corsi di ceramica, la scuola. È straordinario, la potenza proprio emancipativa, riabilitativa, rieducativa e la funzionalità al reinserimento sociale di queste cose è assolutamente straordinaria, è provata. E questa è una grande scommessa, non la retorica ancora della retribuzione, marcire in carcere, la retorica del castigo. Il carcere, ripeto, non è un luogo nel quale marcire. Avevo preso molti appunti, ecco un'altra questione che mi veniva in mente. Il regista è un maschio, un maschietto, è un uomo, ha lavorato con i Taviani in un film carcerario importante che vinse l'Orso d'Oro a Berlino, Cesare deve morire, il cui protagonista, Sassà Striano, è diventato un attore. Cioè, una volta uscito dal carcere, di mestiere non fa più il delinquente, fa l'attore, ed è un attore importante del cinema e del teatro italiano, sta diventando un attore importante. Il che significa che quel tipo di carcere a lui è servito, quel dolore, perché la pena è dolore, la pena è afflittiva, è dolore per definizione, non è stato inutile. Allora, nonostante sia un maschietto il regista, questo è un film molto femminile. Ed è femminile anche nello sguardo maschile. Nell'ultimo libro di Umberto Curi, molto discutibile, e spero che discutibile significhi meritevole di essere discusso, e non relegato in un dimenticatoio. Nell'ultimo libro di Umberto Curi chiude, che è un filosofo padovano, molto bravo, chiude con una papà di una professoressa di diritto penale, quindi una sorta di regolamento dei conti in famiglia. Umberto Curi chiude il libro parlando dell'immagine tradizionale della giustizia, del simbolo, l'immagine più simbolica della giustizia, una donna con una spada, una bilancia e bendata. La spada, l'ordine sostenuto da minacce, la forza, la violenza legittima, la bilancia, l'equilibrio, la giustizia equitativa, perequativa, tutto quello che volete, la benda, la giustizia che non guarda in faccia a nessuno e che quindi è l'oggettivazione, la personificazione dell'equità, anche dell'uguaglianza.
di principi costituzionali. Allora Curi fa una proposta iconoclasta, come suo costume e come costume dei filosofi che purtroppo non per loro non incontrano i problemi pratici, operativi dei giuristi. I filosofi se lo possono permettere di essere iconoclasti e a volte privi del senso della realtà concreta delle cose. È interessante però la prospettiva di Curi. Dice: proviamo a eliminare da questa immagine la spada, ovviamente, lui propone una giustizia che faccia a meno della spada, proviamo a eliminare la bilancia, laddove la bilancia si declini nell'accezione di Dante Troisi, cioè in senso economicistico, aziendalistico, ancora retributivo o compensativo, eliminiamo la benda, perché la benda purtroppo, giustizia cieca, può significare anche che la giustizia non ci vede bene. Non ci vede bene e riproduce un ordine sociale profondamente ingiusto, altro grande problema del film. Però che cos'è che Curi propone di tenerci stretto di questa immagine? Il carattere femminile della dike, il carattere femminile della dike e della dikaiosune, sono tutti termini femminili in greco. Dike, la dea della giustizia, la personificazione della giustizia, dikaiosune è la giustizia. Sono termini femminili. La giustizia come prendersi cura e come aver cura è un concetto profondamente femminile. E se io non albergo la cura dentro di me non sono un buon giudice. È inutile negarlo, le parti più strazianti di questo film, che io trovo, ripeto, un film notevole, importante, da portare in giro, sono parti femminili, sono le parti femminili, sono le parti più strazianti. Sono le parti affidate alla De Pretis, per esempio, è evidente. Le parti affidate alla gente penitenziaria che si interroga sul senso del proprio lavoro. È tutto il femminile che percorre questo film. È un elemento di straordinaria potenza ed è tanto più importante quanto più il regista non è una donna. Ma coglie quegli aspetti di cura, di terapia, della giustizia che forse soltanto il femminile della giustizia può cogliere, può esercitare, può alimentare. Quindi, ripeto, chiudo dicendo che veramente non posso che compiacermi da umile spettatore, da mero spettatore, per questo progetto della Corte, che è un progetto che fa onore alla Corte, fa onore a chi lo ha pensato, a chi lo ha progettato, a chi lo ha realizzato così bene. E il mio augurio proprio è che questo film circoli non soltanto nelle aule universitarie ma nelle scuole, perché è un film che insegna moltissimo e i primi destinatari di questo film siano i magistrati di qualunque ordine e grado. Grazie. Beh, stavolta vi ringrazio i giudici qui intervenuti, ringrazio gli autori di questo film per il loro lavoro come preside della facoltà giuridica. È la seconda parte in commedia da questo punto di vista che io devo svolgere. All'inizio vi ho ringraziato a nome del Rettore. E però questo ringraziamento come preside della facoltà giuridica ha un suo senso specifico. Perché qui ci troviamo la facoltà giuridica napoletana con una sua specifica tradizione e anche con alcune sue iniziative che hanno a che fare con il carcere. La sua specifica tradizione è una certa visione del diritto penale, fortemente innervato dalla sensibilità costituzionale. È proprio nella nostra storia di facoltà giuridica. È la linea di continuità nel tempo di questa facoltà giuridica. E dirò poi che cosa, quali sentimenti questa esperienza ha suscitato in me in ragione di questa esperienza. E poi un nostro lavoro recente che noi stiamo svolgendo nelle carceri, perché noi stiamo andando ad insegnare nel carcere, ad insegnare il diritto nel carcere. Abbiamo il corso, adesso nel carcere di Secondigliano ci sono dei corsi universitari e anche il corso di giurisprudenza.
in cui soprattutto grazie ai nostri colleghi più giovani che ci vanno a fare i corsi, è importante andare dentro il carcere a fare i corsi e avere questo tipo di rapporto, credo che sia la esperienza più a sud d'Italia che si svolge, è vero? C'è qui la mia collega che domina di questi procedimenti e che tutti ci coinvolge, è un'esperienza importante che stiamo facendo. E quindi è capitato anche a me, ovviamente in posizione molto meno autorevole di quanto non sia accaduto ai giudici della Corte, di incontrare questi detenuti, di andarci a parlare quando abbiamo impostato, organizzato il corso. E molte delle cose che ho visto mi hanno richiamato questa specifica esperienza. E poi c'è una seconda connotazione che fra il personale e l'istituzionale, che io sono un costituzionalista e quindi ho guardato questo film da un punto di vista, un costituzionalista che si è occupato anche dei problemi del diritto penale, secondo appunto la tradizione del luogo, della sede nella quale ci troviamo, e che ha visto questo film molto meritorio, anche molto ben disegnato, insomma, devo dire, anche filmicamente molto ben disegnato, è stato già detto questo, è stato realizzato anche con degli attori molto dilettanti, quali voi siete, giudici costituzionali, tuttavia avete fatto anche un grande figurone attoriale, devo dire. Qualcuno c'è più portato di quelli che ho visto, altri magari meno, ma tutti quanti hanno fatto una figura attoriale notevole. Poi vi ringrazio di essere rimasti qui a rivederlo, non so qual per l'ennesima volta ovviamente, perché l'avrete rivisto molte volte, ma credo con una rinnovata emozione. E nel film si vede questo rapporto, non si vedono soltanto i detenuti, ma si vedono anche i giudici costituzionali in rapporto ai detenuti e si vedono i giudici anche con le loro diverse visioni della Costituzione. Non so se voi ve ne siete accorti fino in fondo, ma le visioni di ciascuno di voi che sono state enunciate anche della Costituzione sono legate a diverse sensibilità e anche, direi, non soltanto alle diverse sensibilità derivanti dai diversi mestieri che nel diritto ciascuno di noi fa, ciascuno di voi svolge, perché siete di estrazione diversa, ci sono magistrati, ci sono professori universitari, ci sono penalisti, civilisti, costituzionalisti, insomma questo influisce sulla visione delle cose, ma credo che ci sia anche una diversità che è legata un po' ai contesti culturali, che è una ricchezza ovviamente di una Corte Costituzionale, non c'è dubbio che questo sia. E poi il rapporto di queste visioni con i detenuti, perché queste diverse visioni entrano in contatto con l'aspettativa che i detenuti hanno, le aspettative che dichiarano i giudici, di che cosa sia per loro la protezione costituzionale. Mi pare che questo sia un dato abbastanza ricorrente. La Costituzione è uno scudo, è una difesa, diversi l'hanno detto, a partire dal Presidente in questo film, a partire dal Presidente Lattanzi, è una difesa per tutti, è una difesa anche per i detenuti. E ci sono le aspettative dei detenuti nei confronti della protezione costituzionale. Ed è importante poi come si voglia corrispondere a queste aspettative. Direi anche che queste aspettative e la loro diversità proiettano la condizione umana dalla quale queste persone provengono. Perché se noi dobbiamo distinguere la persona dalla sua pena, come ci impone il principio personalista che è scritto nella Costituzione e che a tutti gli altri si collega, ebbene di questo contesto dobbiamo tenere conto. Io sono rimasto molto colpito dal fatto che in alcune di queste persone il carcere, la condizione carceraria, avete visto, veniva vissuta come una liberazione da una situazione di ingiustizia,
più grave di quella carceraria. Soprattutto le donne, devo dire, soprattutto le donne, credo soprattutto le donne abbiano dichiarato c'era quella signora che stava in cucina, che a un certo punto vessata e maltrattata, e ha detto: io sono venuta qua, adesso sto qui, mi sento liberata da questa vessazione. Considerate come doveva essere grave questa vessazione, se è visto come sollievo la perdita della libertà. E quindi, di fronte a queste aspettative che sono molto diverse fra di loro, ovviamente la Costituzione. Che cos'è la Costituzione? Che cosa possono dire i giudici? Che cosa hanno detto i giudici? Hanno detto molte cose, perché la Costituzione è molte cose. Noi tendiamo a dare prevalenza a una di queste. Diceva Marta Cartabia, la Costituzione è un ideale. Certo che lo è, la Costituzione è un principio. È una somma di principi, certo che lo è. Ma se io debbo dirvi che cosa ritengo che la Costituzione debba essere, con riferimento alla condizione carceraria, io vi dirò: la Costituzione è e deve essere norma, norma cogente, non un ideale astratto da realizzarsi. L'articolo 27 della Costituzione è norma. È norma che ci chiama all'osservanza, che chiama il legislatore alle osservanze. Ne ho sentite tante in questi giorni, poi dirò alla fine, a proposito della sentenza prima della CEDU e poi della Corte Costituzionale, di cui abbiamo soltanto adesso un comunicato stampa, non abbiamo ancora il testo, ma ne abbiamo sentite tante sul problema del trattamento dei detenuti in quella condizione. Questo articolo 27 della Costituzione, che dal taluno viene visto appunto come un ideale astratto e tutto sommato non realizzabile, al quale il legislatore si può sottrarre, al quale può derogare in questi casi nei quali pare che la pena debba essere appunto uno stato definitivo e irrimediabile, in cui la pena non è separata dalla persona a cui la pena è applicata e non è separabile, in cui la persona cioè si deve fatalmente identificare con la pena. Ecco, questo l'abbiamo sentito in questi giorni. Ma l'articolo 27 è rieducazione. Rieducazione a cosa? Questo ci dice molto anche del dibattito attuale. Avete sentito quella detenuta che diceva, stava in carcere e diceva: io non sono pentita, io non sono pentita di quello che ho fatto. Quella persona è una persona non rieducabile, per cui non vale il precetto costituzionale di rieducazione, che non ha diritto a certi trattamenti di recupero. Noi a che cosa dobbiamo rieducare? Ad un orizzonte morale, a dei valori nei quali noi ci possiamo riconoscere come persone, come singoli, magari come singoli giudici, al nostro universo morale. E vedete, qua la situazione diventa molto complessa da certi punti di vista, proprio dal punto di vista delle garanzie, perché io credo che vada messa al centro della nostra attenzione che la rieducazione, come riattrazione nel contesto sociale, e rieducazione ai valori costituzionali, ai principi costituzionali, alle leggi costituzionali della convivenza. Questo è ciò che noi ci dobbiamo aspettare. Ed ecco perché, e poi ci ritornerò su questo punto brevissimamente ovviamente, ma voglio porre questi problemi ai giudici perché mi interessa sapere molto la loro idea su questo punto. Ed ecco perché io credo che, per esempio, per ritenere che ci sia una possibilità di recupero, non si possa pretendere da una persona il pentimento, ma si debba pretendere la rieducazione come accettazione delle regole della convivenza costituzionale. Ciò al quale noi stiamo assistendo purtroppo troppe volte è un circuito perverso di connessioni fra
una certa visione della pena che si raccorda al populismo politico, al populismo penale, al populismo giudiziario, tutti legati fra di loro. Il populismo politico, nella sua logica amico-nemico, nella negazione della complessità e nel fatto che si pensa che possano, in luogo delle politiche, realizzarsi degli interventi di repressione penale. La immigrazione, che è un problema enorme, di cui nessuno nega la complessità, salvo quelli che la negano, di fatto nei comportamenti, come viene organizzata? Esistono forse politiche dell'immigrazione? Avete visto quanti stranieri c'erano anche nelle case? Sono molti. Non sono tanti quanti si dice, a fini ovviamente al fine di suscitare un sentimento collettivo di paura, ma ci sono evidentemente. In luogo di una politica delle migrazioni possiamo pensare alla repressione penale, in luogo di una politica legislativa sulle migrazioni. Questo è l'atteggiamento populista. Possiamo pensare che in luogo di politiche sociali si possa fare leva su un fine di consenso soltanto, su un sentimento suscitato di insicurezza al quale si risponde con la repressione penale e con la carcerazione? La repressione penale come sostituzione delle politiche, quindi il populismo penale che si connette al populismo politico e al quale corrisponde talvolta, ma forse uso la formula talvolta, che questo lemma è un po' eufemistico, e talvolta il populismo giudiziario, il magistrato come rappresentante della coscienza sociale, il quale con le sue decisioni giudiziarie risponde al popolo come produttore e sede di quella coscienza. E solo al popolo, o prevalentemente al popolo, facendosi interprete del popolo come entità indifferenziata, che non è il popolo che sta scritto dentro la Costituzione, il popolo come organo dello Stato, il popolo di cui la Costituzione parla, i detenuti ne hanno dato lettura innanzi al Presidente del Consiglio in carica, ne hanno dato lettura nella sede della Corte Costituzionale, dove hanno letto: Italia è una Repubblica Democratica, la sovranità appartiene al popolo, e il lettore non si è fermato qua, ha detto che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Qui invece si fermò dinanzi quello stesso Presidente del Consiglio, dinanzi all'Assemblea dell'ONU, e disse: quando sento parlare di populismo io leggo la Costituzione e leggo la sovranità appartiene al popolo. Dimenticò di leggere il resto, il detenuto gliel'ha letta e mi pare che abbia fatto una buona opera pedagogica. Dunque, limitazione dei poteri, e da questo punto di vista io credo che continuiamo ad assistere a questo circuito perverso fra i diversi livelli del populismo, compreso il populismo giudiziario, e anche a questa lettura difettosa dell'articolo 27 della Costituzione, sicché io ho visto le reazioni a questa decisione comunicata della Corte Costituzionale, ma prima ancora alla decisione della CEDU nel caso Marcello Viola contro Italia, a proposito dell'articolo 4 bis comma 1 dell'ordinamento penitenziario, che esclude la concessione di permessi, escludeva la concessione di permessi premi in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità della partecipazione all'associazione criminale, il pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, sempre che il condannato abbia dato prova di partecipazione al percorso rieducativo. Escludeva. Quando la CEDU ha detto che questo era in contrasto con i principi della Carta, con i principi della Carta europea, qualcuno ha detto, e devo dire, è stato un ex vicepresidente della Corte Costituzionale, ha detto: ci penserà adesso la Corte
a sottrarsi a questa dichiarazione di questi giudici che l'hanno fatta perché non conoscono l'Italia. Quando poi, come voi sapete, era arrivata davanti alla CEDU, perché erano stati dei giudici italiani a sollevare la questione, evidentemente. Cioè persone che l'Italia la conoscono, o che dovrebbero conoscono, e la leggono in un certo modo. E la Corte Costituzionale adesso dichiara, invece di contrastare questo orientamento, dichiara che questo articolo 4 bis, comma 1, è in contrasto con la Costituzione. Ecco, vedete, sempre che il condannato abbia dato prova di partecipazione al percorso rieducativo, benché non abbia ritenuto di collaborare, in assenza della collaborazione, perché non si chiede il pentimento, non si chiede il pentimento morale, non si chiede neppure di uscire da un orizzonte personale, valoriale, ma si chiede, ecco, di partecipare al percorso rieducativo, quello è quello che si chiede. Cioè l'articolo 27 della Costituzione è riacquisizione al contesto costituzionale, al contesto della convivenza, così come definito dal contesto costituzionale. Quindi la proiezione è venuta veramente, questo comunicato della Corte Costituzionale del 23 ottobre 2019. Oggi abbiamo l'occasione di proiettare qui questo film proprio a ridosso di questa decisione, e mi pare molto giusto di farlo dopo aver sentito quello che dicono i carcerati, quello che hanno detto i carcerati alla Corte e ciò che la Corte è andato a dire ai carcerati. È importante che questo sia avvenuto. E permettetemi di dire che anche, soprattutto dopo la proiezione di questo film, che io non avevo visto, che vedo per la prima volta, e che suscita emozione ovviamente, per essere ben fatto, per così dire, perché ogni arte ha le sue retoriche, anche la nostra e anche quella filmica, evidentemente. Voglio dire una cosa, anche sulla base di questa visione. A noi è criticato, a noi, a me anche, a molti di noi, a tanti costituzionalisti, magari non in maggioranza, tante volte di criticare la Corte Costituzionale, quando ci è parso che essa, in ragione delle insufficienze del legislatore, che sicuramente sono la causa originaria di questi mali, hanno tuttavia ceduto ad un eccesso di ruolo, lo abbiamo segnalato, lo abbiamo detto, abbiamo criticato tante volte. Adesso però permettetemi di dire che dopo questa visione e dopo questa sentenza di cui è stato fatto annuncio, il mio vecchio cuore di costituzionalista batte all'unisono con la Corte. Grazie, grazie per quello che avete fatto e grazie per quello che avete fatto nelle carceri italiane. No, dicevo solo una serie di considerazioni un po' disorganiche, direi quasi sgangherate, indotte da questi due discorsi bellissimi a mio giudizio. E partirei dalla fine. Ci abbiamo criticato molte volte la Corte. Ma va bene criticare la Corte, insomma, le critiche fanno riflettere. Quello che va meno bene, che sta accadendo, è attaccare la Corte. Io ho sentito parlare di una sentenza disgustosa. Ora, diciamo, questo non ha nulla a che vedere con le critiche, quindi ben vengano, continuino a venire le critiche, ma una cosa è la critica e una cosa è, direi, quasi l'aggressione. Poi, sempre in questo andare avanti confuso,
la giustizia donna, ma anche il termine, la giustizia è un termine femminile. Ed è, mi è piaciuto moltissimo appunto questo riferimento al femminile come espressione di una sensibilità nei confronti, direi, nei confronti del caso e non soltanto della legge. La giustizia non deve avere la benda. È vero che la benda può significare non guardi in faccia a nessuno, non guardi in faccia a nessuno nel senso che non mi faccio influenzare da nessuno, però occorre anche guardare in faccia. Cioè, io l'ho sempre detto, il giudice, ma non solo non deve ignorare il caso, ma non ignora mai il caso. Cioè, sono stato giudice della Corte di Cassazione, che è un giudice di legittimità, cioè un giudice che in teoria si limita a dire la legge. Poi giudice della Corte Costituzionale, ancora di più, direi, che guarda la legge dall'angolo visuale della Costituzione. Eppure alle spalle c'è sempre il caso, cioè ogni giudice, deve essere, perché lo è influenzato dal caso, ma del resto la legge è regola di casi, insomma, e quindi come si fa a apprezzare una legge appunto se non ci si riferisce al caso che la legge deve regolare? Quindi appunto io ritengo che forse molte sentenze nostre sarebbero capite se ci si riferisse al caso. Non dico a quel caso, ma quel caso come indicativo dei casi che quella regola regge, insomma. E quindi non guardata in astratto, ma guardata nella concretezza dei casi che regola. È stato detto da Carillo, le carceri sono luoghi dell'Italia, più o meno è questo il discorso. I detenuti sono cittadini italiani. Ma direi, questa è stata una delle motivazioni, forse la principale, che ci ha indotto a questo viaggio nelle carceri. Perché questo volevamo proprio dire, insomma, che le mura delle carceri hanno una funzione particolare, ma non separano un luogo dall'altro. E lo stesso che i detenuti, come è stato detto, sono cittadini italiani. Ma direi di più, i detenuti sono persone, cioè la Costituzione fa riferimento essenzialmente alle persone, e quando dico questo penso sempre anche a tutte le polemiche sugli extracomunitari. Riguarda innanzitutto le persone, le garanzie della persona, garanzie personali che ci sono anche per i detenuti, ovviamente con delle restrizioni che sono restrizioni fisiologiche, ma appunto che devono rimanere nell'ambito della fisiologia e non possono oltrepassare la fisiologia. E la cosa che mi ha colpito e emerge chiaramente dal filmato è che questo nostro discorso dei detenuti è stato capito perfettamente. Cioè, io prima che il viaggio cominciasse, ma mi chiedevo, ma noi andiamo lì, si tratta di persone che hanno una quantità di problemi, che magari in qualche misura contestano la stessa legislazione, che ci diranno? Ci diranno, ma voi finite a parlare della Costituzione, ma io ho questo problema, io ho quest'altro problema, io subito questa ingiustizia. Non è stato così. Non è stato così.
e si sentivano cittadini italiani, direi di più persone italiane, perché abbiamo visto quanti detenuti non erano italiani, tanto si sentivano cittadini italiani che ogni nostro incontro è stato preceduto dall'inno di Mameli con i detenuti in piedi, l'avete sentito, l'avete visto, alcuni dei quali con la mano sul cuore. Quindi il nostro andare a dire siete anche voi cittadini italiani è stato capito perfettamente, e le stesse domande che ci sono state fatte erano domande che riguardavano la loro condizione di cittadini italiani. Quindi sotto questo aspetto direi questo viaggio è stato fortemente significativo, a parte il fatto che per noi poi anche questo è emerso, ha avuto un coinvolgimento emotivo, ma non l'ha avuto solo per noi, l'ha avuto anche per i detenuti. Quella detenuta rumena che si vede, che io incontro a Re Bibbia e che mi dice io ho capito che la Costituzione è uno scudo per noi, appunto, ha capito il significato della Costituzione, che vorrei che capissero anche bene tutti gli italiani. E poi mi è stato detto che quella, dalla direttrice, che quella detenuta che quel giorno aveva diritto a un permesso era rimasta per incontrarmi e per dirmi che lei aveva capito che la Costituzione appunto è uno scudo. Luoghi Italia, cittadini, detenuti cittadini, che cosa significa andare in carcere da parte della Corte Costituzionale a parlare della Costituzione? Secondo me, sotto un certo aspetto, significa proprio indicare questo ponte fra il carcere e l'Italia, fra il detenuto e il cittadino, ponte che è costituito dalla Costituzione e ponte che ha, direi, un suo guardiano, un suo restauratore, forse più un suo restauratore che un suo guardiano, che è la Corte Costituzionale. Questa è la funzione della Corte Costituzionale. Funzione che, se faccio riferimento al discorso dal quale ho iniziato, il giudice che guarda il caso, da un lato mi fa dire che la Corte guarda il caso, da un altro punto mi fa dire che la Corte non solo guarda il caso, ma guarda anche gli umori che emergono nel Paese, guarda quello che si dice, non ignora alcuni atteggiamenti o alcuni orientamenti del Paese, li conosce. Però è da quegli orientamenti che non può farsi guidare quando non sono orientamenti conformi alla Costituzione, perché il suo punto di riferimento non può che essere la Costituzione. E qui viene fuori il discorso sull'articolo 27. Ovviamente ogni decisione, come ho detto, è opinabile. Le riflessioni che si possono fare sono molte. È discutibile, se ne può discutere. Ma non solo, secondo me, non si può dire che una decisione è disgustosa. Ma mi spaventa anche il fatto di sentir dire «Ah, va bene, perché è stato detto». Ma se è così, se effettivamente è proprio così, cambiamo la Costituzione. Però, e questo è un addebito che voglio fare ai professori di diritto costituzionale, questa storia di cambiare la Costituzione è una storia che a me, francamente, più va avanti e meno va giù. Cioè,
Ecco. Insomma, smettetela di dire cambiamo la Costituzione, smettetela di fare progetti enormi di cambiamento della seconda parte. Io vorrei adottare uno slogan: giù le mani dalla Costituzione, perché dar l'idea che la Costituzione si possa cambiare ogni volta che non va bene a qualcuno, per cui si dice ma se è così la cambiamo e cambiamo tutto. Credo che veramente sia qualcosa di diseducativo che finisce con lo svilire il valore della Costituzione, che non è una legge che si cambia ogni giorno a seconda del cambiamento della maggioranza, del governo, addirittura a secondo delle pronunce della Corte che piacciono o meno. Quindi io mi limiterei a dire, e con questo concludo, che noi abbiamo fatto un viaggio ha avuto una funzione che ha fatto capire a noi stessi molte cose e che direi anche a noi ha fatto capire il valore della Costituzione, come questo valore può essere spiegato e può essere recepito e come è necessario che continui a essere spiegato e recepito, cioè che è un modo tutt'affatto diverso di quello appunto cambiamo la Costituzione perché non ci va bene. Grazie. Ecco, il fatto. Qua tutto una premessa che è la stessa che ha fatto l'amico presidente Giorgio Lattanzi. Cioè non vi aspettate una relazione strutturata, organica, prefabbricata. Non ve l'aspettate per il semplice fatto che io credevo che si sarebbe svolto in modo diverso questo incontro, cioè con domande a cui dare una risposta e non con la formulazione di una relazione, ripeto, formale. E allora ho pensato, mentre parlavano gli altri, di farmi da solo le domande, di partire da una domanda che in particolare ha fatto il professor Carillo, ma che era implicito anche in quella di Staiano. Cioè, innanzitutto, che rapporto abbiamo avuto noi giudici, ma non solo noi giudici, con il film, con l'esistenza di una macchina da presa? Beh, non vi nascondo, tutto in termini generali, devo confessare una cosa, che io non sono stato fra gli entusiasti di avviare questo giro, lo sono stato nel caso della scuola, come sa bene la nostra Donatella Angelo Custode in questo giro, mentre ero abbastanza perplesso per il giro nelle carceri, perplesso perché mi pareva forse un po' una forma di populismo all'incontrario, di demagogia, poi mi pareva non infondata l'obiezione che alcuni colleghi facevano, cioè ma cosa andiamo a dire? I politici che vanno nelle carceri sono in grado di dare una risposta ai problemi che pongono i detenuti. Noi che cosa gli diciamo? Cosa che poi in realtà si è verificata. Io l'ho anche detto che le mie risposte erano inadeguate. Quindi una perplessità che, devo dire, è stata poi completamente superata in fatto nel corso delle carceri, anzi nel corso di questo viaggio. Superata da parte mia, perché alla fine poi finito col dimenticare questo fatto di essere sempre sotto controllo di una macchina e di una... ma soprattutto non ha influito, secondo me, sull'atteggiamento dei detenuti, che io ho trovato estremamente spontaneo, non legato alla presenza della macchina da presa. Cioè io avvertivo che questi non recitavano, questi dicevano cose vere che li toccavano nel profondo
e che con la macchina da presa, con la, in un certo senso con la nostra stessa presenza, prescindeva. Ecco, noi eravamo l'occasione per loro per prospettare i loro problemi reali, problemi personali, familiari, dei figli, della durezza di questa limitazione della libertà che si prolungava, che si prolunga in eterno. Quindi, come, non so se per quel che ci riguarda abbiamo fatto una buona figura attoriale, come dice il professore Stagliano. Dico che sia pure involontario, dico che sicuramente l'hanno fatta i detenuti, che si sono comportati come nei film neorealistici di De Sica, cioè erano loro con assoluta spontaneità e naturalezza. Dicevo che mi sono, poi alla fine mi sono ampiamente ricreduto di queste mie perplessità, ricreduto perché è stato questo giro nelle carceri un arricchimento anche per noi, a prendere contatto con una realtà sia umana straordinaria. Ancora, quando, io ho visto ben 4 volte questo film, quindi potete pensare che non è che la cosa mi entusiasmasse, eppure alcune di queste scene mi coinvolgevano molto forte, molto fortemente dal punto di vista psicologico, dal punto di vista sentimentale. Quindi quello che viene fuori da questo film e che mi ha colpito, ma che ha colpito tutti noi, è, questa, è la forza di questa realtà umana che superava tutte le barriere, fino al punto da far dimenticare poi quello che c'era dietro. Io voglio un piccolissimo, ma drammatico, terribilmente drammatico esempio. Fra i ragazzi che sono venuti di Nisida, che sono venuti qui in corte, ce n'era una, mi sembrava di una grande dolcezza, che appunto piangeva ed era consolata da un'altra ragazza. Il fatto che io ho chiesto, ma come mai, che cosa ha fatto? Mi sembra una persona... Dico, beh, ha solo ammazzato il padre. Primo dramma. Perché ha ucciso il padre? Perché il padre l'aveva violentata. Dunque, quindi, una realtà sconvolgente con cui, specialmente io, che il giudice penale ho fatto poco, pochissimo, soltanto all'inizio della mia carriera, poi sono passato nelle magistrature amministrative, ecco, è una realtà che mi ha colpito profondamente e che mi ha arricchito. Ma anche un altro aspetto debbo, ho avuto modo di apprezzare, quello della realtà carceraria di questo paese. Oddio, noi abbiamo avuto probabilmente un po' una realtà carceraria edulcorata, in questo senso, per modo di dire, edulcorata, che specialmente nel carcere di alta sicurezza dove sono stato io, a Terni, c'erano in realtà due mondi completamente separati. C'era il mondo dei grandi detenuti, i mafiosi, i camorristi, quindi che vivevano in celle individuali, e c'era il mondo della piccola criminalità, quasi tutti stranieri, spacciatori, ladruncoli e compagnia bella. Noi il viaggio, noi la visita l'abbiamo fatta soprattutto nella prima parte, cioè quella dei grandi detenuti. Beh, la sensazione era anzitutto di un mondo estremamente ordinato, ma per volontà, desiderio degli stessi detenuti. Non potete immaginare come erano tenute bene queste celle. Non so se dal filmato emerge, ma erano tenute benissimo. Loro stesse le pulivano, le dipingevano le pareti, le arricchivano di quadri. Una cosa che anche questo mi ha colpito moltissimo. Naturalmente non mi fermo a questo aspetto estetico, ma anche tutto il sistema, l'organizzazione e l'importanza che nel carcere era dato
ad aspetti formativi, rigenerativi direi più che rieducativi della persona, non soltanto con attività artigianali, artistiche, ma con lo studio. Cioè le carceri di Terni hanno fatto una convenzione con l'Università di Perugia e hanno portato qualche detenuto fino alla laurea, fino agli studi universitari e poi alla laurea. Questa è un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo. Tanto più che, non dico che io sono, non credo a quello che è stato detto sull'articolo 27, sarei blasfemo nel caso di dire, però credo anche nell'importanza della pena, della sanzione, ne cives ad arma veniant, eccetera. Ma vedere in concreto come questa attività, ripeto, rigenerativa, possa funzionare fino al punto da dare una cultura di questo livello ad un detenuto, io spero che sia generalizzata la cosa, poi vi dirò che invece è dubbio. Beh, è una cosa che mi ha colpito moltissimo. Perché dico che dubbio? Risolvo subito la parentesi, perché alcuni di questi che avevano studiato fino a quel livello mi hanno detto: badate bene che però se ci trasferiscono finisce tutto, perché andiamo in un altro carcere in cui non è prevista lo stesso tipo di formazione, quindi la delicatezza anche di questi rapporti, di questi momenti. Conclusione, se conclusione è possibile. Mentre nel caso del viaggio nella scuola era tutto, direi quasi gioioso, brillante, questi giovani impegnati molte volte, nord e sud, ho fatto delle esperienze nelle scuole siciliane straordinarie per l'impegno dei professori, l'impegno dei presidi, come erano tenute le scuole, quindi anche questa bisogna sfatare questa leggenda delle scuole meridionali che sono inefficienti, che non formano bene, eccetera. Questa è una parentesi in cui rischio di perdermi, ma dicevo, mentre nel viaggio della scuola tutto era si concludeva su un piano di estrema complessiva gradevolezza, non so come dire, qui invece l'ho anche detto nel film, rimane alla fine di questo giro, di questo incontro, una forte sensazione di amaro, di inadeguatezza, di essere, come dire, inadeguato rispetto ai problemi che ognuno di queste persone si porta, che sono problemi di una gravità e umana e sociale e psicologica veramente straordinarie e a volte impensabili se uno non ci si sofferma, cosa che purtroppo poi il giudice talvolta deve fare, cioè il giudice non tanto quello costituzionale, ma il giudice comune, come noi chiamiamo, no? Per identificare complessivamente gli altri giudici, sono obbligati a fare, cioè il giudice, non fosse altro per il numero delle cause, per la pressione del lavoro continuo, si deve limitare al caso, non può guardare alla persona. Ecco, da questo viaggio quello che è venuto fuori è proprio la persona, le singole persone, e questo è un arricchimento, lo è stato particolarmente per me. Grazie. Grazie a tutti. Qualche piccola notazione di provvisorio commiato. Ma la giustizia è bendata? È bendata nella iconografia, ci dice Adriano Prosperi, dal 1494, in un dipinto che si intitolava La nave dei folli. E c'è un'incisione di Dürer in cui un folle benda la giustizia. Poi c'è la famosa poesia di Spoon River, dallo Spoon River di Masters, no? Che dice che un giovanotto strappa la benda e escono le ciglia corrose e la moltitudine vide perché era bendata. Bene,
non è bendata la giustizia almeno da quando entrano in vigore le Costituzioni, perché la giustizia ha gli occhi aperti sui valori costituzionali e non può che avere gli occhi aperti sui valori costituzionali, il che non rende meno complesso quel rapporto che qui è stato evocato fra la legge e il caso. E ricondurre la legge al caso, ovviamente, ci sono state scritte e formulate teorie della interpretazione molto, molto impegnative, è una delle cose che richiede il maggiore equilibrio al giudice, perciò il giudice non può essere populista, perché ha a che fare con un processo mentale molto complesso, in cui valgono tante cose, la sua cultura, le influenze esterne, la considerazione del contesto sociale, ma anche un grandissimo equilibrio e una grandissima onestà intellettuale. Questo è il vostro difficile mestiere, soprattutto di giudici costituzionali. Io mi sono battuto sempre contro le revisioni costituzionali, soprattutto se organiche e soprattutto se denominate riforme, nell'illusione di poter creare una palingenesi. E osservo che ogni volta che la Costituzione, al di là delle prime revisioni, è stata revisionata molte volte a fini di razionalizzazione, con modifiche che ne hanno rese più efficienti le norme, al di fuori di quei casi ogni volta che è stata toccata creando dei problemi che poi, guarda caso, la Corte ha dovuto risolvere con un'attività creativa. E questo mi dispiace. Cioè, credo che quando si espanda attraverso una revisione costituzionale la necessità creativa della Corte Costituzionale, c'è una sconfitta del politico e ritengo che questa non sia una buona notizia per nessuno. E quindi, certo, sono d'accordo, non mettere mano alla Costituzione o tentare di farlo ogni più sospinto. E un'ultima considerazione, come saluto e come appunto commiato provvisorio ai giudici della Corte, spero di riaverli qui a continuare questo dialogo, magari non su questo film, perché non vorrei che poi il Presidente Coraggio lo dovesse vedere per altre volte, insomma, come forse sicuramente gli capiterà ancora, ma come commiato rispetto a queste decisioni, questa decisione, insomma, io l'ho voluto segnalare quest'ultima, questa sull'ergastolo ostativo, io credo che sia una decisione finalmente antipopulista. E mi fa molto piacere di poter constatare che lo sia. E siccome sulla base anche di questa decisione la Corte non viene criticata come necessario, ma viene invece osteggiata e dileggiata come non è possibile accettare, io vi dico che molti stanno parlando di queste decisioni, stanno parlando contro queste decisioni con accenti di dileggio, noi costituzionalisti parleremo di questa decisione, ne parleremo aderendo alla cultura che c'è dentro questa decisione, sperando che questa cultura si affermi sempre di più. E questa cultura è anche dietro la vostra visita per le carceri. Ha fatto bene il Presidente Lattanzi a cambiare idea in corso d'opera, perché mi pare invece che sia stato un lavoro meritorio e che ha arricchito tutti, ha arricchito i detenuti che avete incontrato, vi ha arricchito anche come giudici e anche noi adesso osservando il vostro lavoro. Grazie.